andiamo avanti, prego. Avanti. Cimitero comprende due realtà, in Dovero e Narro, ed è metà strada delle due comunità, però è una sola. La parrocchia è San Martino, invece il comune è Casaldo. Grazie di essere qua in questo momento. Qui ci sono le ferite dell'alluvione, i disastri della natura, però il motivo per cui io ho pensato di cominciare da qui la visita pastorale, come faccio anche in tutti gli altri paesi, ho pensato che era giusto cominciare la visita pastorale dal cimitero, cioè quel luogo dove sono custoditi i resti mortali dei nostri genitori, dei nostri nonni, dei nostri predecessori, dei persone che hanno dedicato la vita a questo paese. Perché? Perché mi sembra che sia doverosa la riconoscenza per coloro che hanno contribuito a scrivere la storia passata del paese. Quindi alcuni li conosciamo, altri magari sono troppo di epoche troppo antiche per ricordarle, però ecco, a me sembra che il cimitero custodisce proprio la memoria del passato, e quindi questa mia visita è per riconoscere che riceviamo un'eredità. Ecco, nessuno di noi ha inventato o cominciato la storia, e il modo con cui in paese si vive, il modo con cui è organizzata la vita del paese è stato fatto a poco dalle generazioni che ci hanno preceduto. Quindi ringraziamo queste persone, alcuni sono parenti nostri, altri sono sconosciuti, ma tutti, se sono qui, è perché hanno in qualche modo scritto qualche pagina di storia di questo paese. La seconda ragione per cui comincio dal cimitero è perché sono qui a professare la nostra fede nella risurrezione. I cristiani sanno che il cimitero non è il luogo dove tutto finisce, come forse la mentalità del mondo di oggi inclina a pensare, e si dice: beh, fin quando siamo di qui va bene, poi di là chissà che cosa c'è, e il pregiudizio è che di là non c'è niente. Ecco, cioè la nostra civiltà occidentale è una civiltà che in questo tempo è diventata una civiltà disperata, cioè che fa tanto, che ha tanti mezzi, ma che a un certo punto si rassegna alla morte. Invece i cristiani sanno che Gesù è risorto e che con lui risorgeremo. Quindi io sono qui a dire: ecco, professiamo la nostra fede nella risurrezione, anche perché questo è l'argomento più serio per la consolazione. Forse qualcuno di voi ancora soffre per la morte di una persona cara, alcune ferite sono più dolorose, forse perché la morte è giunta improvvisa, perché la morte è stata tragica, perché la morte ha lasciato un vuoto incolmabile. Ecco, quindi il dolore della morte continua a far soffrire, però noi riteniamo di avere una parola di consolazione che è quella della risurrezione. Tutte le altre parole di consolazione, quelle che dicono: cosa vuoi è la vita, cosa vuoi, bisogna morire tutti, ecco, che cercano, sono parole palliative, non aiutano certamente a trovare serenità. Invece noi abbiamo la certezza che i morti risorgono, che noi facciamo parte della comunione dei santi e che là vivremo. Ecco, poi vorrei anche con questa visita e con la benedizione che do a queste tombe contrastare quella tendenza individualistica che si sta diffondendo soprattutto nelle città. L'individualismo
induce a pensare che uno vive, poi muore, però è lui. Basta, quando muore, magari con la cremazione tutto si riduce a un po' di cenere, questa cenere va a finire chissà dove, e così nel cimitero non c'è neanche un nome, neanche una parola per dire ha vissuto questo nostro fratello, questa nostra sorella. Ecco, tutto finisce così, nell'individualismo. Uno vive per sé e muore per sé. Invece il cimitero è il luogo del lutto condiviso, della speranza condivisa, di una comunità che rimane comunità e che ci accoglie in vita e in morte.